riparte la stagione culturale a Rivarolo Canavese con l'inaugurazione della doppia mostra a Villa Vallero e a Casa Toesca, entrambe a cura di Area Creativa, in occasione della patronale di San Michele. Sì, esatto, abbiamo ricominciato appunto l'autunno, ha portato diversi eventi culturali qui a Rivarolo che non saranno i primi, appunto questo è un inizio di stagione e infatti ci saranno altri appuntamenti a Villa Vallero, ci sarà ancora un appuntamento a novembre-dicembre e invece per in occasione della festa del 4 novembre e anche del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale ci sarà una mostra curata dagli alpini di Rivarolo invece in sala consigliare e in generale in municipio. Quindi diciamo che questo appunto è un appuntamento inaugurale e ci sarà un prosieguo di mostre e di appuntamenti, questi sono i principali. Però quindi sì, un inizio insomma. Tre artisti di rilievo a Villa Vallero, di cui uno anche con un'installazione nel cortile del comune. Sì, abbiamo deciso in accordo con Area Creativa e con l'artista che potesse essere arricchente per la città di Rivarolo e anche stimolante per l'artista stesso fare un'installazione nel cortile del municipio di Rivarolo, che l'artista ha trovato un luogo interessante all'interno del quale fare questa installazione e pensiamo che questo possa essere positivo per tutta la cittadinanza e anche un segno tangibile di come la città di Rivarolo si apre all'arte fisicamente, nel senso che l'arte esce dai luoghi in cui solitamente si trova, luoghi fisici, luoghi chiusi e si apre appunto ai luoghi anche aperti come il cortile del comune. A Casa Toesca un giovane curatore che porta una mostra importante, un allestimento importante. Sì, siamo a Casa Toesca, la mostra di Matei Frank, Entropia, atto performativo che ha potuto realizzare grazie ad Area Creativa, alle residenze d'artista, in collaborazione con l'associazione Barriera, dove appunto è stato realizzato. È un atto performativo che porta in prima linea il fenomeno dell'entropia. Matei Frank vuole spiegare soggettivamente che cosa sia il fenomeno dell'entropia e portarlo a livello universale. E credo che in questa performance durata più di 3 ore ci sia veramente riuscito, abbia veramente colto il punto. I visitatori cosa possono ammirare? Bene, innanzitutto la bellezza di Casa Toesca. Poi al primo piano ci sono 3 salette in cui è adibita la mostra. Nella prima si entra e ci sono i bozzetti preparatori della performance Entropia. Un video mostra invece la performance con cui Matei ha vinto l'Art Prize CBM Carlo Bonatti Minella per Area Creativa e per cui ha potuto continuare il progetto di residenza d'artista. Nella seconda appunto viene proiettata la performance Entropia, naturalmente in versione ridotta. Nella terza si può vedere l'intervista che ho fatto prima che se ne andasse da Torino circa a fine giugno. Quando si può visitare e fino a quando? Allora, la mostra è visitabile da oggi 29 settembre sino al 28 ottobre, tutti i giorni su appuntamento. Non solo esposizioni ma anche eventi collaterali. E sì, esploriamo un po' il mondo della land art, il mondo della performance. Il mondo della performance lo esploriamo con Andrea Fenu domenica 7 a Casa Toesca al pomeriggio, uno spritz art. Avremo diciamo, individuato una serie di domeniche nelle quali al pomeriggio proporre degli incontri. Quindi cominciamo con il 7 a Casa Toesca con Andrea Fenu e la performance. Poi abbiamo il 13, sabato 13, che è la giornata del contemporaneo, quindi siamo aperti sia a Villa Vallero per tutto il giorno sia alla Casa Toesca. A Villa Vallero avremo una stanza per artista, i 3 artisti, quindi ognuno diciamo ci racconterà un po' la sua stanza, il suo lavoro. E poi il 21 domenica al pomeriggio a Villa Vallero, questa volta Valeria Ceregini, storica dell'arte, giornalista e nuova direttrice artistica del progetto Residenze d'Artista di Area Creativa, ci parlerà invece della Land Art. Gli stessi temi vengono proposti in una chiave sempre leggera ai bambini e ai ragazzi delle scuole, mentre abbiamo le mostre.
Si può dire spaziare nell'arte a 360 gradi. Sì, questo diciamo, il viaggio di Area Creativa è un viaggio, alla scoperta sempre di cose, non mi piace mai proporre le cose che già conosco, mi piace sempre cercare qualche cosa che non conosco ancora, così mentre lo realizzo, mentre collaboro alla realizzazione, anche io ne vengo a conoscenza. Ecco.